L'Arabia Saudita è la gran protagonista di questa sessione estiva di mercato, dove i suoi club sono andati all'assalto di quelli europei, portando in Saudi Pro League tantissime stelle. Da Mané a Firmino, da Fabinho a Benzema, i club sauditi non stanno badando a spese e puntano a trasformare il loro campionato in uno dei più importanti al mondo, che possa poi permettere al paese di avere un grande vantaggio nella candidatura per ospitare i mondiali del 2030. Il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà solo a settembre ed i club sauditi non sono ancora sazi, con le varie dirigenze che stanno pensando ad altri colpi importanti da mettere a segno in Europa ed in Serie A. Tra i club sauditi che più stanno operando in Italia c'è sicuramente l'Al Hilal, che dopo aver portato a casa Milinkovic-Savic è pronto a tentare un altro giocatore di una big con un'offerta mostre. Secondo voci provenienti dal mondo arabo e non solo, i sauditi sarebbero molto interessati ad Alex Sandro della Juventus e per convincere il terzino brasiliano sono pronti ad investire una somma importante. Alex Sandro è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, ma al momento non ci sono sentori di rinnovo ed il terzino sinistro potrebbe andare via a parametro zero. Per i bianconeri questo è l'ultimo anno in cui possono sperare di poter incassare qualcosa dalla cessione di Alex Sandro e la loro ultima possibilità si chiama Arabia Saudita. Secondo voci provenienti dal mondo saudita e confermate anche dalla Gazzetta dello Sport, l'Al Hilal sarebbe pronto a tornare alla carica per il terzino brasiliano che aveva già rifiutato qualche giorno fa il trasferimento in Arabia Saudita. Il club arabo, tuttavia, non si vuole arrendere e sta preparando una super offerta per convincere il giocatore bianconero. L'Al Hilal sarebbe infatti intenzionato a mettere sul piatto un totale di 45 milioni di euro, offrendo ad Alex Sandro un triennale da 10 milioni di euro a stagione, mentre la Juventus potrebbe incassare 15 milioni di euro, una cifra gradita ai bianconeri. Un ingaggio davvero importante per il terzino sinistro che in Arabia Saudita andrebbe a guadagnare più del doppio di quanto percepisce attualmente alla Juventus. Dopo aver rifiutato la prima offerta, per Alex Sandro, stavolta potrebbe essere difficile dire di no ai sauditi e la Juventus spera che il terzino possa accettare per poter finalmente incassare qualcosa. I bianconeri non ritengono Alex Sandro incedibile e negli ultimi due anni ha deluso tanto la dirigenza quanto i tifosi, che pure sarebbero contenti di liberarsene dopo averlo criticato a lungo nell'ultima stagione. Niente Juve. Kessi va alla Al Ahly. Visite mediche a Parigi, i dettagli economici dell'affare. La Juventus ha studiato come convincerlo, il Tottenham ha accarezzato l'idea di portarlo in Premier League. Ma il futuro di Frank Kessi non sarà né in Inghilterra né nuovamente in Italia. Il centrocampista ivoriano ripartirà dall'Arabia Saudita. La notizia è arrivata nella giornata di ieri, lanciata da Relevo e confermata da The Athletic. Al Ahly si è mosso rapidamente e non solo ha trovato l'accordo con il Barcellona, ma ha strappato il sì del giocatore. Arrivare alla fumata bianca con il Barca non era una missione impossibile, è bastato arrivare ai 15 milioni di euro che i Blaugrana chiedevano per il cartellino, la stessa cifra su cui anche Giuntoli stava impostando l'operazione per portare l'ex Milan in bianconero. Più arduo era convincere il giocatore, inizialmente intenzionato a restare a Barcellona o, in caso di partenza, a tentare un'avventura in Premier League. Sul tavolo però è arrivata un'offerta ricchissima, un triennale, fino al 2026, da 20 milioni di euro netti a stagione, abbastanza per trovare l'OK di Kessi. Accordi trovati,
Ora servono le visite mediche che, come riferito dalla stampa estera, il classe 96 sosterrà a Parigi dove volerà nelle prossime ore. Niente da fare per la Juve, LAL Ali e le sue stelle, Mahrez, Firmino, Saint-Maximin, aspettano Kessié in Arabia Saudita.